Il 27 gennaio, come ben sappiamo, è il giorno che l'Unione Europea ha dedicato al ricordo della Shoah, a questo terribile momento, questa terribile pagina della nostra storia contemporanea. E molte letture, molti libri si presentano alla nostra attenzione per ricordare per non dimenticare. Tra questi anche dei libri dedicati ai ragazzi, perché il prima possibile si impari non tanto a ricordare così per avere un'immagine storica di quanto è avvenuto, ma perché entra nella nostra coscienza questo terribile momento della nostra storia contemporanea. Tra i vari libri, Storia di Vera di Gabriele Clima. È un libro, come possiamo vedere, veramente dedicato ai più piccoli, con grandi illustrazioni, con poche parole scritte, molti disegni grandi, disegni piani, ed è la storia di un bambino che racconta questa sua esperienza, naturalmente è immaginata dall'autore Gabriele Clima, immaginata ma non troppo, ovviamente perché si basa sui tanti testi che abbiamo, in cui sogna il campo di concentramento, i soldati addormentati e intorno a lui la neve. Questo grande evento che piace sempre ai bambini, la neve, questo fenomeno atmosferico così particolare, ecco che in questo campo, siamo ad Auschwitz, assume una connotazione particolare. È un altro libro altrettanto interessante e denso di significati, è proposto da Lorenza Farina e Emanuela Simoncelli, La bambina del treno, anche qui dedicato ai ragazzi delle elementari, forse la prima scuola delle medie. Che narra la storia di una bambina ebrea che va incontro al suo destino, ignara, assolutamente ignara di ciò che l'aspetta ad Auschwitz. Durante il viaggio incontra lo sguardo di un bambino polacco, Jarek, un bambino che la osserva da lontano, nascosto tra l'erba. Lui corre libero in un paesaggio bellissimo e lei percorre lentamente il suo viaggio verso Auschwitz. In una giornata che potrebbe essere assolutamente perfetta se intorno il mondo fosse normale, tra virgolette, e insieme potessero in qualche modo giocare tra i campi, in questa bellissima natura. Ma qualcuno ha rubato loro l'infanzia, oscurando con delle nubi terribili il sole della loro gioia, della gioia della loro anima. Quindi di Lorenza Farina e Emanuela Simoncelli, La bambina del treno.